siamo a Cutro, nella bottega d'arte di Dorotea Licao, Sidoro Lì. Sentite, arriva anche a voi, credo, la musica del maestro Vaccaro di Rocca di Neto, la fisarmonica. E qui c'è un'altra mostra, siamo stati qui qualche tempo fa a una prima, insomma, un'altra esposizione. Adesso di cosa si tratta, Dorotea? Questa è la terza mostra collettiva di pittura, all'interno della quale ci sono 21 artisti provenienti dalla provincia di Catanzaro e di Crotone, che hanno esposto in occasione di questa mostra dal titolo Il filo dell'arte. È una mostra veramente molto bella, ricca di dipinti coloratissimi e di diversi generi. E poi c'è da dire che all'interno di questa mostra hanno partecipato numerosi giovani e anche maestri di un certo livello molto molto alto, come ad esempio Gaspare Brescia, Francesco Giordano, Giuseppe De Filippo, Linor, Nisotti. Sono diciamo maestri che hanno voluto anche esporre le loro opere in occasione anche della nostra festa del Santissimo Crocifisso, per poter dare modo alla gente di entrare gratuitamente nella mia bottega e di poter ammirare le loro opere. Infatti mi hai rubato la domanda, come dicono quelli bravi, coincide con la festa del Santissimo Crocifisso, una festa molto sentita che permette anche a molti emigrati dall'occasione, a molti emigrati di rientrare, quindi un modo anche per questi emigrati, questi cittadini di Cutro, di conoscere la tua mostra, la tua arte e quella dei tuoi amici, perché poi alla fine sono tuoi amici. Sì, infatti siamo tutti amici, ci conosciamo con alcuni da tanto tempo, con altri invece sono stati conoscenze recenti, ma veramente molto importanti, che hanno dato modo a una collaborazione molto più grande, una collaborazione molto più importante, insomma, per portare avanti questo bellissimo progetto che si tiene proprio nella bottega qui a Cutro. E poi la bellezza, insomma, della situazione è proprio questo, il fatto di far arrivare tanta gente, di avvicinarla all'arte, perché l'arte è un'espressione artistica, comunque anche il teatro, anche la musica, che avvicina tutti. E abbiamo Federico Vaccaro di Rocca di Neto, un grandissimo musicista fisarmonicista che anima la serata in questa occasione. Siamo nel 2 maggio, quindi nel pieno della festa del Santissimo Crocifisso, quindi abbiamo voluto regalare io, insieme al gestore del bar qui di fronte, Giuseppe Vassapollo, abbiamo voluto regalare proprio al pubblico, al popolo cutrese e non solo, questa bellissima serata. Quindi abbiamo gestito tutto noi e siamo veramente felici e soddisfatti per tutto quello che sta succedendo questa sera. Un modo anche per animare questa zona del centro storico, via, perché Cutro, tu mi dici via Roma, via è un Roma. Po' un centro storico, sì, sì, di Cutro. È una delle vie più importanti, un centro storico importantissimo di Cutro che deve essere valorizzato. E questo è un modo veramente, diciamo, bello, è un bellissimo modo per poter valorizzare una via così antica.